Mariama, au Pisacè, ils ont fait recherche sur moi pour me retrouver. È grazie alla Croce Rossa e alla polizia italiana se ho ritrovato mia figlia, dice commossa Zainabou appena arrivata questa mattina all'aeroporto di Palermo, dove ha potuto riabbracciare la figlia di 4 anni arrivata da sola a Lampedusa 4 mesi fa. Brava! Zainabou è scappata dalla Costa d'Avorio per sottrarre la bimba all'infibulazione. Arrivata a Tunisi ha affidato la figlia ad un'amica per tornare a casa e prendere i suoi averi, racconta la donna, per difendersi dalle accuse di abbandono della bimba. Ma in Costa d'Avorio Zainabou è stata trattenuta con forza. Nel frattempo l'amica ha trovato la possibilità di salire su un barcone in Libia diretto verso l'Italia ed è partita portando la bimba. Il barcone è affondato nel canale di Sicilia e la piccola è stata salvata e portata a Lampedusa. Lì, tempo dopo, un'altra famiglia arrivata a Lampedusa ha visto la foto della bimba e ha dato indicazioni per rintracciare la mamma, che nel frattempo era tornata a Tunisi, da dove Zainabou questa mattina è partita per riabbracciare la figlia salvata dall'infibulazione, poi persa e adesso ritrovata. La burocrazia però stava impedendo che mamma e bimba si ricongiungessero. Grazie alla determinazione dell'ispettore Maria Volpe della questura di Agrigento, Zainabou ha avuto il passaporto per arrivare in Italia e adesso può scaldare la bimba con calore materno.